Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento, che si abbatté gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuna di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé. Per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua natia?» Amen. Questa festa della liturgia cristiana si festeggia 50 giorni dopo la Pasqua. Pentecoste in greco significa infatti 50° giorno e segna il dono dello Spirito Santo inviato agli uomini. Pregare lo Spirito Santo, terza persona della Trinità, e chiedergli di entrare nella nostra vita significa invitare il soffio divino a consolarci, rafforzarci e guidarci. Scoprendo i suoi 7 doni, ci apriamo al nostro vero destino di figli di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Spirito Santo di Dio, che hai colmato di grazia la vita della Vergine Santissima, che sei sceso sugli Apostoli il giorno di Pentecoste, ti invoco dal profondo del cuore, perché anch'io ho assoluto bisogno che tu entri nella mia vita per rinnovare e dare vigore ad ogni aspetto della mia persona. A volte anch'io mi sento preda della stanchezza e della sfiducia, come si sono sentiti i primi cristiani. Per questo voglio affidare a te l'origine e la causa della mia stanchezza e del mio scoraggiamento. In altre occasioni provo paura, sento la solitudine e l'angoscia. Perciò ho bisogno della tua forza, di sentirti vicino. Ho bisogno della tua gioia. Vieni, Spirito Santo, a guarire le ferite del mio cuore e liberami dalle conseguenze devastanti che il peccato ha lasciato in me. Vieni a ripristinare l'armonia interiore, tu che sei creatore di unione e di comunione fraterna. Vieni nella mia famiglia, nella mia comunità, in tutti gli angoli della società. Ho assoluto bisogno di te, Spirito d'amore, perché la strada, senza la tua presenza e il tuo aiuto, diventa molto lunga, faticosa, diventa una salita troppo ripida, e senza di te concludo ben poco e con i risultati scarsi che non durano a lungo. Per tutti questi motivi, ti ripeto una, due, 1000 volte, vieni Spirito Santo e donami una vita nuova, e non soltanto a me, ma a tutti i battezzati. Rianimaci, risuscitaci, donaci una vita piena e ricca di ogni grazia, perché possiamo testimoniare in ogni momento e ovunque che la tua potenza ancora agisce nella nostra vita e nella tua Chiesa. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lo Spirito Santo ci ricolmi dei suoi doni,
sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor di Dio, che non vuole dire avere paura di Dio, ma amarlo sempre più. Il Signore offre a ciascuno di noi questo grande dono e ognuno di noi è chiamato ad invocare l'aiuto dello Spirito Santo nella propria vita. Invochiamolo tutti i giorni, accorgiamoci che cammina accanto e insieme a noi e ci sostiene ogni volta che ci rivolgiamo a Lui. Vieni, Ruah, riempi i nostri cuori e illumina le nostre menti con lo Spirito di verità. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito Consolatore, vieni e consola il cuore di ogni uomo che piange lacrime di disperazione. Vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito della Luce, vieni e libera il cuore di ogni uomo dalle tenebre del peccato. Vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito di verità e di amore, vieni e ricolma i cuori di ogni uomo che senza amore e verità non può vivere. Vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito della vita e della gioia, vieni e dona ad ogni uomo la piena comunione con te, con il Padre e con il Figlio, nella vita e nella gioia eterna, per cui è stato creato e a cui è destinato. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.